Vai. Buongiorno carissimi, oggi due ospiti. C'è il gufo davanti a noi. C'è il gufo davanti a noi, oggi con noi Mauro Nunzi e Giuseppe Ipelli. Lo sono venuti a trovare in contemporanea. Mauro non sapeva dove stava la fontana dei Civitecchi a fare le 2-3 ore, è andata a Ghetto. Andata a Ghetto. Ex? Dice la fontana a Ghetto. Ex assessore all'Urba Mistica. Non so dove stava la fontana. Bacchettato subito Mauro Nunzi. Prima bacchettata. E niente, stamattina che notizie ci porti, Mauri? Tutto a posto? Io mi sono svegliato una volta. Sono svegliato. Vedremo insieme. Ci ha raccontato perché non c'ha più la voce, lo raccontiamo. Ma io ho visto un bel articolo su TRC, però che ho visto, Su che? Sono lì pesante. Sono pesante. Abbastonate quelli bacchettati a destra e manca. Una variante, io non so, tecnico su queste cose. E a San Gordiano? Sì, ha scritto. Ci spieghi un pochetto, ma che è successo a San Gordiano? L'amministrazione comunale a giugno, in base ad una legge regionale, ha inteso, la legge regionale è quella sul piano casa, ha inteso densificare un piano di zona scaduto, che è il piano di zona 4 di San Gordiano. La legge prevede che qualora nei piani, anche se scadute, esistano degli standard urbanistici, standard sarebbero quelle superfici minime inderogabili che devono essere lasciate per ogni abitante insediato, cioè ogni abitante insediato gli corrispondono 100 metri cubi e ad ogni 100 metri cubi di un abitante gli devono corrispondere 18 metri quadrati di standard suddivisi tra 9 tra verde pubblico, poi rimanenti sono 4,5 per aree scolastiche, 2 e 2,5 per parcheggi e aree per interesse collettivo. Quindi il problema proprio no, qualora si verifichi da un riscontro che le superfici previste reperite eccedano la moltiplicazione prodotto tra i 18 metri quadrati e gli abitanti effettivamente insediati, allora questa superficie eccedente, ipotizziamo che se c'è 100 metri quadrati in più, questi 100 metri quadrati possono essere trasformati in volume dentro. Cioè stanno stretti, anzi, per un processo, sono allargati un po' troppo. Allora loro hanno previsto in questo piano l'insediamento di circa 30.000 metri cubi attraverso la realizzazione di 4 fabbricati in quell'area verde di Cavenere e 2 fabbricati in un fazzoletto di terra vicino al CIM tra Viale Lazio, l'edificio popolare, il CIM e il campo, quel parcheggio di San Gordiano di San Campo. Sì. Soltanto che questa verifica è stata fatta generalizzando quelli che sono gli standard di quel piano, perché quel piano di San Gordiano 478 fu fatto per soddisfare una prescrizione fatta dalla Regione Lazio ad una variante, alla variante 7 al PRC, che obbligava l'amministrazione comunale a destinare l'area del fosso di Scarpa d'Osta a verde pubblico di interquartiere, ovvero un'area a servizi generali, che non sono le aree di standard che vi ho detto prima, di quei 18 metri quadrati, perché quei 18 metri quadrati sono fissati dall'articolo 3 del decreto interministeriale 1444-68, mentre quelle aree lì, che sono aree destinate all'intera collettività, non solo a San Gordiano, sono fissate dall'articolo 4,5 e che corrispondono a 15 metri quadrati di abitanti. Quindi di fatto gli standard da reperire non erano 18, ma erano 18 più 15. Quindi di fatto se tu fai una verifica tra gli abitanti insediati e la finalità del piano, gli standard reperiti sono di meno degli abitanti. Quindi non solo non ci sono eccessi, non ci sono niente. Pensate, abbiamo fatto una domanda, ci ha attaccato Pippone dei 4 minuti, pensavamo che era uno la risposta a tre. Vai come no Giuseppe. Io l'ho detto, io ti ringrazio perché la spiegazione tecnica, ognuno il suo mestiere. Però io mi sono permesso, con tutto il rispetto dell'ingegner Nunzi, di fare una piccola polemica su Facebook. Perché?
perché ho visto che si è formato questo comitato di abitanti della zona, io parlo di Via Veneto, in quel fazzoletto di terra dove c'è l'edicola, che è, per me, scusate il termine, è pieno di topi, pieno di serpi, è incolto, i giochi dei bambini sono abbandonati a se stessi. Allora, siccome devono buttare giù quell'edificio, il famoso palazzo d'acciaio, io ho pensato, mi sono fatto una domanda, ho detto, per quale motivo, quanti anni so che a Civitavecchia non costruiscono alloggi popolari? L'altro giorno uno domanda, trovato a fuoco. Domanda. Se, ha letto la notizia, quello che quel signore, uno davanti al comune. Sì, infatti. Non c'è la ieri mi ha fermato un ragazzo che io conosco, si è presentato e mi ha detto, scusa, io sono uno dei 600 che ha fatto la domanda di un eventuale alloggio popolare e questi qui ci stanno danneggiando in questo modo. In che senso? Che io mi domando, queste persone che hanno fatto questo comitato di quartieri, io vorrei sapere, questi abitanti della zona, quanti già sono in possesso di un alloggio popolare? Se ti posso rispondere, dico una cosa. Tieni presente che normalmente, questo magari sono ragazzi, sono un po' più grandi, noi abbiamo sempre visto nascere dei quartieri, certo, dove le aree verdi non sono altro che l'area dei fossi, certo, San Patanico, quindi dei parchi che non sono mai esistiti. Certo. San Liborio già è stato un esempio perché c'è un piccolo parco di staccetto, un giardino, poi c'è stato fatto il campo, diciamo, parliamo di una cosa un pochetto più avanzata. San Gordiano è uno dei pochi, forse l'unico quartiere, che ha delle aree destinate al verde pubblico al centro delle abitazioni. Vedi il parco di San Gordiano e vedi quella lì. Quegli abitanti si sono battuti per più di quasi 30 anni affinché quell'area lì, che era destinata al centro civico di quartiere, quindi per realizzare un centro commerciale, farmacia eccetera eccetera, venisse spostata e venisse trasformata in un'area verde pubblica. L'amministrazione precedente ha fatto questo trasferimento di volumetria, questa volumetria l'ha mandata a trasferita dietro i palazzi popolari di Via Veneto e nel 2010 con una variante a quel piano approvata dalla regione l'ha trasformato dopo ben 28 anni in verde pubblico. E questi chiaramente dopo aver lottato, aver acquisito, che ci portino al cane pure a piedi, a fare quell'altro, sì, sì. Cioè, questa realtà, perché sta in mezzo a queste case, praticamente oggi dopo appena due anni se la vedono sottratta. Qual è la realtà? La realtà è che Giuseppe è contattato da tutta Italia e ci vede. Quindi in teoria dovrebbero fare dietro la strada popolare. Hanno fatto una variante e l'hanno messa dentro. Però chiaramente non è, cioè ce ne stanno tante aree da realizzare. Poi peraltro è prevista pure la demolizione del fabbricato d'acciaio. Il fabbricato d'acciaio, chi gli ha detto che lo possono demolire? Andassero a vedere quali sono i vincoli del fabbricato. Andassero a vedere che quell'immobile c'ha dei vincoli architettonici. E poi se ne accorgeremo, insomma, che ci sarà una soluzione, secondo me lo voglio passare alla gente, togliere quel piccolo fazzoletto di terra non fa quello che è. Perché questi comitati, tenete presente, ma io ho rispetto dei comitati, per carità, tenete presente che quei fabbricati di cui io sono stato direttore da voi, ho fabbricato quelli lunghi nel 1982, quanti anni sono passati? 82? E dall'84 30 anni. Allora quelli sono diventati proprietari. Vicino ci stanno dei cooperative, hanno acquistato. Io praticamente per 30 anni ho vissuto in uno status che praticamente l'appartamento mio, nel mio cervello, ha un valore, ha una visione, ha qualcosa. Certo. Il centro direzionale era alto un piano, era alto 6 metri. Oggi faccio lì in mezzo dei fabbricati alti 6 piani, 4, che sono, ogni fabbricato è il doppio di quello di ferro, quindi di meschino quello di ferro ce ne fanno 4 che sono doppio di quello lì. Quindi ognuno ce ne vanno 8 di quello, non è facile per chi abita lì, peraltro anche quelli popolari sono diventati proprietari. Ma buttiamo giusto i tarcementi allora, non solo, ma quella legge tasto dolente, non solo, ma tasto dolente quello, che quella legge prevede la consultazione degli abitanti della zona, ma non è stupida questa legge, perché quando tu vai a modificare uno status acquisito da 30 anni, certo, quello che fa il palazzo, quello che deve armare, mica. Certo. Hanno fatto pure a San Liborio quando io vedevo il palazzo. Io vedevo il palazzo. Allora dico, perché questa legge prevede questo? La previa consultazione, mica è stupida. Certo, la previa consultazione l'hanno fatta e quelli hanno fatto. Però io, ignorante in legge di questi piani regolatori, io ho pensato una cosa soltanto, che
togliere un pezzettino, perché quello è il fazzoletto di terra, c'è bisogno anche di costruzione, perché sono anni che ci vecchia all'oggi popolare. Sì, ma è pieno di verde intorno. Dico però, lascio vedere lì, va bene, anche in zona, va benissimo. Provate un altro fazzoletto di terra, perché oggi ci hanno rubato proprio il mestiere, hanno parlato solo due, sono stati gli ospiti che hanno parlato di più, quindi la mettiamo a taccuino. Scusate, Giuseppe, no, e Mauro, no, è vero, però ci fa piacere ora. L'argomento è importante, noi pure siamo abbastanza ignoranti su sto punto di vista, noi ci avete aperto le idee su sto punto di vista. Partiamo con una rassegna stampa rapida, Davide. 10 minuti, allora, San Pio indagine sul parroco. Don Lino Dragu dovrà spiegare perché ha ospitato gli stranieri senza comunicare alle autorità. La principale a casa, lo sentirà a giorni e poi stabilirà se il suo è illecito amministrativo o penale. Sì. Dei, la Tommasini dona di, chiama di dei, mo vediamo se ci manna qui in diretta. Intanto vanno da Lino. Mica se sa parlare male di nessuno. No, però occupiamo troppo spazio per solo poco. L'importante è che c'è il rispetto dei ruoli. Aspetta, poi polemizzare è normale. Per forza, no, fa politica. Il caso San Pio col parroco. E la Martinescu qua che viene chiamata dal comune, che dice rimetteteveli lì. Rimetteteveli, sì. Allora, sì, ragazzi. Riaprire i locali della chiesa agli immigrati. La delegata invita il vescovo a dialogare col sindaco, quindi dialogate. Sì, poi è stato pure il sindaco dalla chiesa. Sì, fanno sta un casino, però devono capire che se questi locali, ok, tu io vado al locale, però un bagno chimico, il comune glielo può mettere fuori, almeno... Una comunità. Io non voglio essere polemico. Ecco. Però voglio essere. Tu mi hai toccato un tasto che io ieri sera ho fatto discussione di persone. Il bagno chimico. Ma scusa, ma il comune potrà mai mettere un bagno chimico lì per gli immigrati quando sono 25 giorni che occupa la matita e non ha messo un mancuno per tutti i cittadini? Dice che per questo ce ne erano 30.000. Ammonisce. L'hanno pisciato. Hanno pisciato tutto a mare. A proposito. Quel vecchio il bagno del Pirro. Mercato riqualificazione anche per i marciapiedi. Oggi c'era un ufficiale, dovrebbero essere ultimati in 60 giorni. Senza banchi da 1054. L'ultimatum, ma l'ultimatum dovrebbe sono 3 anni, 1054 giorni, sono più o meno 3 anni. Allora, questa è una storia senza fine. Senza fine. Per mercato proprio noi ci abbiamo fatto battaglie. No, voglio fare una domanda. Questi che fanno. Io non voglio essere polemico, però questi ragazzi che fanno i marciapiedi. E io dico benvengono i marciapiedi, ma l'autorizzazione paesaggistica per farla ce l'hanno? Punto interrogativo. Quindi domani la domanda penso, del giorno è penso di no. L'autorizzazione ce l'hanno sti ragazzacci. Tutte, qual è il problema? Non vuole fare polemica, ma fino adesso ha fatto polemica. Proprio di Fioretto. Grande Mauretto. Ma ieri alla Marina c'è stato una no alle armi nucleari. Tutto buono, no alle armi nucleari. Alle armi nucleari. Vuole armi nucleari. Quella non c'aveva. Alla violenza, alle guerre, insomma. Ma una grossa manifestazione. Bomba nucleare, il cannello, bombe. Perché poi no, perché giovedì arriva la nave, Bisbot che c'hanno, no, c'hanno due ragazzi di Hiroshima, due super. Perché noi siamo gemellati. Shinomaki, con Shinomaki. 22 fanno una manifestazione, c'è una cerimonia al Forte Michelangelo su questi personaggi. Bello. Quelli dello tsunami sembra. I Shinomaki, no, perché sono sopravvissuti di Shinomaki. Certo. Sì. In più giovedì, ci sono i reduci, qualche reduce di Hiroshima. Infatti se mi riesce vado a fare qualche scatto. Bello. Bene. Più belli. Scattatore padellone da record e poi basta. Oggi abbiamo rubato troppo tempo, facciamo più dei 15 minuti, la puntata più lunga. Padellone da record 9 milioni di fritti da 9 milioni no 9 milioni.